Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo, benvenuti in questo piccolo villaggio che si trova proprio a due passi da Ensenada. Per la prima volta dopo diversi mesi ci rifermiamo all'interno di un piccolo pueblito, non a caso, perché abbiamo rincontrato i nostri amici Carlos e Maggie, che abbiamo conosciuto a Cancun diversi mesi fa. Ma guardate dove abbiamo parcheggiato. Periferia di questo pueblito, in questo giardino, dietro il campo da calcio. Poteva essere un posto a rischio rave, elevato rischio di rave, ma in realtà tranquillissimo, veramente top. Chiaramente, trovandoci proprio un po' alla periferia del pueblito, dobbiamo dire che per terra ci sta un po' di basura. Ma guardate dall'altro lato, è un posto strepitoso. Ta-da! Questo è il campo da calcio, da football americano, da baseball, insomma qua si praticano un po' tutti gli sport possibili e immaginabili. E come forse potete notare proprio qua di fronte a noi c'è il camion di Carlos. Ieri sera abbiamo chiacchierato un po' e oggi comunque passeremo tutta la giornata insieme. Abbiamo molte cose da raccontarci dopo che abbiamo passato un anno separati comunque viaggiando. È il cuginetto di Valentino. Bene, io ora preparo il caffè e poi dopo dovrò fare una missione in centro al paese, ma beviamoci subito il caffècito. Sfortunatamente negli ultimi giorni la compagnia telefonica deve aver cambiato alcune regole, per cui non riusciamo più a ricaricare con la carta di credito. Bisogna farlo per forza all'interno dei centri che effettuano ricariche fisiche. E siccome molto spesso ci fermiamo fuori dal mondo dove non ci sono questi negozi disponibili a portata, vogliamo avere il telefono carico per i prossimi giorni. Quindi vado a fare una ricarica. Vamos. Devo andare al centro del paese, che non è molto lontano perché il paese è veramente piccolo. Dobbiamo anche dire che tutta questa zona, centinaio di chilometri che va da Ensenada fino a San Quintín, è molto popolata. Ci sono un sacco di questi piccoli paesini, ci sono un sacco di campi coltivati, quindi tantissimi agricoltori, persone che lavorano la terra. Si respira un'aria completamente differente. Comunque si chiama Punta Colonel. E già che ci sono, vi faccio vedere la piazza centrale di questo pueblito, che è un parco praticamente, con il gazebo nel centro, come al solito, immancabile, un sacco di piante a fare ombra. Deve essere un bel posto dove passare qualche giornata in estate quando fa molto caldo. Ok, non ci ho messo molto a raggiungere la strada principale. È ancora abbastanza presto e non c'è tanto traffico. Là. Hola. Ne necessita una ricarga? 150 pesos? Sì, puro saldo. Bene, ricarica fatta. Torniamo a casa per il caffècito. Ho sbagliato strada. Passo per il campo da calcio. Il campo da calcio. Ci stiamo preparando alla partenza. Maggie e Carlos. Hola! Eccoli! Così sei tornata alla mari, ora vengo. Venia un secondo antes y me veías tirada en el suelo. ¿Qué pasó? Mira que soy pequeña y necesito algo para agarrarme. Y eso se zafó y casi me voy al suelo. También tiene esta para cerrar. Para cuando yo me Ah, esto es que Maggie anduvo con un problema en la espalda y no podía cerrar bien la puerta desde abajo. Se bajaba a comprar y la dejaba abierta. Y entonces yo le puse esto de manera que así Sí, la abro. Esto es muy cómodo también. Entonces nos vemos en un ratito. Sí. Yo voy a trabajar en el campo. Vamos. Lasciamo anche il campo da calcetto e da baseball Da todo. e riprendiamo il cammino. Lasciamo questo paese per un veloce trasferimento verso Ensenada, dove ci siamo dati appuntamento ancora con Carlos e Maggi. Torneremo probabilmente in un posto che abbiamo già visitato, che ci era piaciuto, e quindi magari passeremo lì la giornata insieme. Questa Ostacoli. Una serie di ostacoli da girare. Lì c'è anche la barra loca. Buona, oh,
parla l'opera. Di qua è ancora libero. Allora muovo. Vai, vai, vai. Non abbiamo un'accelerazione di una Ferrari, quindi dobbiamo avere i tempi giusti per fare queste manovre. My God, the ice cream we used to consume. Somehow we lost it all when we left that room. Maybe we should. Questa strada è quasi nuova, è bellissima, larga. È una discesa impiccata, quindi il freno motore tirato. Sono passino in curva. Qua di nuovo un posto militare dove faranno sicuramente il controllo, che abbiamo capito che andando su verso nord i controlli li fanno. Vediamo un po' se li incuriosiamo a sufficienza. Qua, questa è la nostra corsia. Hola, che tal? De Italia? Ah, gracias. Gracias. Vamos, vamos. Li abbiamo incuriositi di Bennato. Allora proseguiamo. E qui capiamo che di essere quasi arrivati, perché ci sono i classici demolitori dei super pueblos messicani. E qua veramente ci sono chilometri di solo demolitori. C'è de todo. E qua si è fatta l'ora di pranzo, è inutile che lo diciamo. Quindi c'è di per tutti i gusti. Qua il tacos del poblano, addirittura questo sono visita personata mentre lavoro. Ah, tacos. Qua c'è il pollo, tacos, pastelleria, jugo de frutta. Mazza, ce n'è per tutti i gusti. Noi oggi abbiamo pianificato l'hamburger fatto in casa, quindi non dobbiamo guardare tutte queste buone cose. Le gorditas quesadillas. No, le gorditas. Ah, così tortas, guarda anche lì quanto da Jessie quanto mangiano. Oh. E questo con le mele di Biancaneve. Ecco, l'unica cosa che non mi andrebbe è la mela di Biancaneve, poi il resto mi andrebbe tutto. No, qua sembra che la strada finisca e prosegua su per la montagna con la strada serrata. E invece no, gira, gira, gira. La strada quella lì sterrata termina proprio nel campo qua su, è veramente impiccatissimo. Raggiungerci con i nostri amici. Siamo tornati nel posto dove siamo stati qualche giorno fa con Luca e Marchita e abbiamo visto che c'è ancora l'inglese, quello col canino con lo sprinter rosso. Era venuto qua per caso perché ci aveva visto da lontano, ha detto che il posto non gli ispirava, ce l'abbiamo fatto conoscere, è rimasto qua più di una settimana. Tra l'altro abbiamo visto che il suo canino è già uscito, ci ha già visto, ci sta aspettando, guardate che simpatico. Sì, però adesso ti devi spostare. Ci siamo ripiazzati. Guardate che posto spettacolare. Andiamo a preparare da mangiare? Sì, sarebbe l'ora. Dai. Che vento però. Hamburguesa fatti a modo, come si direbbe in Toscana. A modino. A modino. Questi sono fatti in casa. Abbiamo preso la carne trita e Lucia ha preparato la forma.
Non è importante la forma, è importante la sostanza. Brava. Sono un po' congelato, ma più che altro. Qui abbiamo il pane. Intanto cominciamo con un pane d'amburghese. Però ci voglio un po' di... Prepariamo l'ingrediente. Ecco, un pochino di cebollita. Oh, alla fine ce li siamo finiti. È sempre bello quando compri le cose e non avanzano. Ci stanno anche due acaparas dentro l'hamburguesa? Sì, sì, c'è il disimè. Tenemos che girar qua! Guarda come si sono rimpiccioliti questi hamburger! Qui stiamo andando di maionese, insalata e pomodoro. Eccoci qua! Non è niente male. Però non ci ho messo formaggio, non ci ho messo... Nada! No, è pobrecito! Il cappello secondo me fa la differenza. Comunque il primo hamburger è andato, Lucia mi stava infamando per il secondo, invece ha appena detto che ne vuole l'altra metà. No, te lo lascerò, che ti voglio bene. Biscuit, gaietta. Biscuit. Gaietta. Biscuit gaietta. È molto curioso, ha voluto andare a vedere anche la casa di Maggie e Carlo. Mira. Che passa? Che passa? Che passa? Che passa, Biscuit? Che passa? Che passa? Equipaggio, questa mattina abbiamo un meteo un po' uggioso. Ci sono parecchie nuvole, è venuta giù anche un po' di pioggia. Non fa neanche caldo, ma noi, prima di rifugiarci in casa, volevamo andare dal nostro amico inglese a fargli vedere il suo camper. Ve ne abbiamo parlato tante volte, ma non ve l'abbiamo mai fatto vedere dentro. Luci, ci sei? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Biscuit ha il padrone inglese, ma in realtà è di origine messicana e quindi si può parlare bilingue. Hola! Che passò? We have a repair day. Wow, what happened? We have broken lights. Normal, so, common problem. Yeah, probably light, proper lights. Yes, and what about the car? The car is okay, 2.2 diesel, 4x4, 4-cylinder. It's okay. 2002. No electronics, so the electronics on the Sprinter was 2006 onwards. Anything. Okay, you come from England, but the car is... It's from left. France. It's from... it's a vehicle de plongée subaquatique. It was from France originally. So did you buy it in France? I bought it in Poland. In Poland? Who bought it from France and then I transported it, and because it's more than 12 years old you can register it in the UK, no problem. First question, you have a plan? Plan is not to have a plan. Yeah. Because you can't plan. The plan would be to get... The plan was 2-year trip back to Europe from Halifax. This was 2 years, but halfway through the trip, it's like, no, this isn't going to happen. It's going to be more than 2 years, because you look at the map and down at the bottom in Patagonia, you're trying to keep up with the size of the map. But then when you get up to here, to northern section of the trip to Panam, you're realizing that you want to spend more time at different locations. So you slow down a little bit, I think. And sleep. And you have traveled since how long? 2016, 4 years, 3 months. 2 days and this morning. I left my house 2016 in North Manchester, traveled down to London, got on the ferry at London, the boat, and then got off 32 days later at Montevideo. So such a good experience to be on the boat. Montevideo to Ushuaia, and then Ushuaia all the way up basically to the border of Canada, and then up into the Arctic Ocean, and then a month in Alaska. How long did it take? 4 years. But you come back? So now I come back because of the virus and the season. You only have a short season in Canada before it's minus 41, which you don't want to be in. So you have to have the right vehicle, and it's different. Alaska in Mercedes, I was speaking to the Mercedes representative, and he said, they're not for the winter here. You have to have the wheel bearing oil change, the grease change. You have to have special greases throughout the vehicle that aren't going to freeze at minus 41. And he said the Sprinters from Germany are not really good for so that. So did you cross Alaska in summer? So you have to cross it in the summertime. Why did you start to travel? Why? Well, it's there. You have to do it. One day you'll be in a nursing home or a hospital or locked down in Europe with a virus.
You never know what's around the corner, so you have to do it before you get too old. And there's no age limit on this, you can do it. Still. What's your suggestion for the people that are scary about something? Or you were scared, they were scared when they were 5 years old learning to swim and then they jumped in at the deep end, so just do it here, just jump in at the deep end. You're not the only one. Everybody thinks you're the only one, but like now there's a Spanish guys here, Italian guys here, there's English and a Mexican biscuit. Mexican dog here, traveling. Traveling in the same area. There's nobody else around here from Europe that I know of, except the Australian couple in the Toyota. They're somewhere around here. But then that's it. There's how many people are traveling in the world now because of the pandemic and in North Baja? They just do it. There's only a small percentage that do it. You've got to do it. You just jump in at the deep end. It's not scary. What's your suggestion about the construction of the van? Number one is a toilet and hot water shower. That's number one. Hot water shower and a toilet. You need. In South America, you can be stuck on the road for 6-7 hours in a traffic jam, or you have to stay in a square. There's no toilets. There are no toilets. And I prefer my own toilet. So here you have everything. You have a toilet that is a cassette toilet. Shower. Yeah, same as you guys. You have the Truma for Truma, combi boiler. How much water did you have? 120 liters of water, which you never use. You just have a shower is probably 9 liters of water. You don't have a shower like you do at home. Like, you know, you just have a wet your shower, yet wet your hair. Wash your hair and then rinse off and that's it. You don't have to stand there for 3 hours. This is what everybody thinks. Biscuit is the owner. Biscuit is the driver. Yeah! Woohoo! And where did you find Biscuit? Biscuit was in Puerto Adolfo López Mateos. Where we met the second time. Yeah. And he was a little puppy, 3 months old. Came for breakfast and never left. Si vuole mangiare la videocamera adesso. He's the lucky dog. He's been to Alaska, he's been with the wolves, he's been with the buffalo, with the bears, and now chasing rabbits and coyotes. Did you meet a lot of travelers with dogs? No, there's not so many because you have to have the paperwork for the border, so, but it's a different trip with a dog, so you meet different people, and yeah, it's good. I think everybody's got stuck on Baja. Yes. And if they say they don't get stuck on Baja, they're lying. The local guy yesterday got stuck. He drove on the beach and bang, he got stuck. You like Baja's, a lot Baja. Baja's, I've been here a year and Baja's pretty good. Peru is number two. Yeah, number two. Baja's number one. There's so many different experiences from different people and it's always the next country which is the best, you know. But yeah, Baja's, I've been here a year, it's pretty good. And they have corn tortillas, which is the best with cream cheese. Yes, we eat a lot of tortillas. Too many. Every kind of type of tortilla and fish tacos here. You have also a lot, big collection of... Lots of trucks, lots of sprinters, lots of repairs. These are all tickets of other travelers. Yeah. These are all the tickets from other travelers. I know this guy. Oscar. No, you have to You meet it. A lot of YouTubers? Yeah, there's a lot of people doing YouTube. Yeah, but YouTube professional, YouTube because they like to make videos. Percentage that doing it professionally or just trying to make the money, but then realizing it's not what they were expecting or it's too much work or they wanted to do something else. So everybody's on a different trip. So everybody, and there's no perfect vehicle because everybody's in a different vehicle. I've never seen one exact vehicle that's, you know, exactly the same. And so you have here, you have your bed with, now there is a lot of things because my you bed. Are working, but this is the bed. And what's my pull-out fridge, my angle fridge, and okay. Then it's big shower toilet. Yeah, I eat a lot of food. The storage bags are here, and then the storage here, which I've taken out just for putting all books and shoes and everything else. But it just works. You don't need a lot of space to get around. The kitchen is really big. The kitchen's, for me, that section is really good. So yes, this middle section is good if you don't have this. The sink is big because you do the washing up of clothes as well. If you have a tiny little sink, you can't do anything in it.
You have also an oven. And a little grill. Wow. Yeah. It's big, it's not so little. Yeah, it's okay, it's good. These work also with gas, I think. This is gas, this is propane, yeah. That's all propane? Yeah. What about the insulation? Because it's important, it's kind of vehicle, because the insulation is Armaflex. The name brand is from Europe, and it's called Armaflex. It's 16 mil Armaflex, but I doubled it up on the roof. The roof is important, and the side as well. But what is more important, as you can see, is to use the correct glue, the correct adhesive. This is not doesn't work. It doesn't work for the material, so it's a problem. And so you have double insulation here? Double insulation in the roof, and then... Also double on the floor as well. Yeah, on the floor is important. What kind of floor you have used here? This is commercial flooring for industrial kitchens. It's a little bit heavy, and you can scrub it and beat it off. It seems really hard. It's a bit easy to clean. What kind of wood is this? This is poplar, so the very tall, skinny trees. It's very lightweight and very easy to work with. Additive, again, with the pressure and the heat and stuff, the glue has failed on this one. This one's okay. But 4 years on the road is not easy for a vehicle, huh? 4 years on the road, not easy for a vehicle and a person. Yeah. 4 years, yeah, solid. A lot of people do the traveling 6 months on, 6 months off, or 3 months off. But I've had 3 weeks off, and that's it in 4 years. 4 years and 3 months. Questa, ragazzi, è l'estensione esterna fatta con la fibra di vetro per allargare la parte posteriore in modo tale che il letto abbia una misura standard e quindi ci si può sdraiare di traverso. La finestra esterna c'è questo sistema di sicurezza, questa barra d'acciaio che blocca l'apertura. And you have also two security locks. Double locks. Allora, Lucia si è impuntata. Dice che alla fine il camion di Carlos e il nostro sono quasi lunghi uguali. Sì, secondo me, allora, se il nostro è più lungo, è lungo proprio di un piede. Cioè, un piede mio. 5 metri sono qua, alla porta. Ok, 5 metri sono qui, dai, alla porta. Guarda, se arrivo proprio al faro anteriore, 3,80, dai. 8,80 metri. 8,80 metri. Tutto compreso. Ma proprio todo, pure la vite della griglia anteriore. Il passo lo so, è 4,5 metri, l'unica certezza. Adesso gli misuriamo. Hola Carlos. Vercello. Cioè, anche quello devi prendere allora, vabbè. Devi prendere anche il vercello. Vamos a ver, vieni qua, misura qua. Qui devi mesurare 5 metri, siamo qua. Dai, sotto, poco sotto lì. Ecco, sotto lì, esatto, lì. Venti centimetri mas corto. Este. È il tuo. Ah sì? Del nostro. 20 centimetri. No, però hai una cosa che non avevi medito. No, no, también con il... Sì. Misuramos también esto. Sì. Todo. 8 metri e 60. 8 metri e 80. Oh, sta il petrolio. È il petrolio.